Ricordiamoci, l'intento di studiare Torah è di connettere la nostra anima a Dio, mettere in pratica e portare la redenzione. Shalom a tutti, in questo capitolo 15 l'Alter Rebbe parla di due livelli di Benonim. Precedentemente l'Alter Rebbe ha parlato che lo tzaddik è quello che ha eliminato il male dal suo cuore e dunque non ha più aspirazione e desiderio per il male, mentre il Benonim è quello che sta lottando ancora perché c'ha del male nel suo cuore, ha del desiderio per le cose negative, vietate, materiali. Allora l'Alter Rebbe spiega che sono due livelli di Benonim. E l'Alter Rebbe dice così. E ora possiamo comprendere quello che c'è scritto nel versetto. Il versetto dice: tornerete e vedrete la differenza tra il giusto e il malvagio, tra il servitore di Dio e quello che non ha servito. A prima vista sembra un doppiaggio. Noi sappiamo che i versetti sono molto precisi, non dire parole in più. E dunque lo tzaddik è il servitore di Dio e il rasha e quello che non ha servito Dio sembrano sinonimi. Ma in realtà non è così. Il Talmud, su questo versetto, chiede cos'è questo doppiaggio. Il Talmud risponde: ah, quello che non ha servito Dio, quello che hai passato il suo studio di Torah soltanto 100 volte. Invece, quello che ha servito Dio, quello che ha passato il suo studio 101 volte. E dunque l'Alter Rebbe dice: cos'è la differenza tra il servitore di Dio e il giusto? Che il servitore di Dio è al presente, vuol dire che lui sta ovedelo kim, lui sta lavorando per Dio, vuol dire che lui è ancora in mezzo al lavoro. Cos'è il lavoro? Il lavoro è la guerra contro l'inclinazione negativa di prevalere sul male e scacciarlo da piccola città del corpo, che il male non si possa esprimere negli arti del corpo. E questa è veramente una grande fatica, una grande guerra continua di lottare sempre contro la nostra inclinazione negativa. E questo è il livello del Beoni. Però il tzaddik, il giusto, si chiama schiavo di Dio col nome definitivo, come il nome di un saggio o di un re. Saggio o re si applica a una persona che è già saggia, si applica a una persona che è già re, non uno che è aspirante saggio, aspirante re. E così lo tzaddik, lui è già concluso, ha completato totalmente la guerra contro il male finché ha scacciato via, e il suo cuore è vuoto dentro di sé, non ha nessun desiderio per il male nel suo cuore. Parte senza il suo cuore, è vuota. Ciao a tutti.